Le beatitudini qualche volta sono descritte dagli esperti della Bibbia come il grido di battaglia di un rivoluzionario, come l'elenco dei sogni di Gesù. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Secondo Gesù, il regno, il potere, cioè la capacità di prendere le decisioni importanti secondo il cielo, il regno dei cieli, quindi il potere, il regno secondo i cieli, secondo Dio, deve essere non nelle mani dei ricchi, ma nelle mani dei poveri. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Dobbiamo lottare per impegnarci, dobbiamo impegnarci, costruire iniziative affinché veramente succeda questo, quello che è scritto in questa beatitudine, che gli afflitti siano consolati. Dobbiamo impegnarci per questo, e non solo consolati con le parole, ma consolati anche con i fatti. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Dobbiamo far di tutto perché i luoghi importanti, i luoghi delle decisioni, i luoghi in cui si fanno le scelte, siano in mano ai miti, ai non violenti, perché quando sono i violenti a scegliere, è presente cosa è successo? Quando 10 anni fa, nella ex Jugoslavia, hanno scelto i violenti. Che cosa è successo nella vostra Bosnia Erzegovina? Di tutto e di più. Quindi dobbiamo far sì che siano i non violenti a scegliere. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Quanta gente aspetta giustizia, che non viene mai soddisfatta. Bisogna far di tutto perché questo avvenga. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Gesù, e anche noi con Lui, sogniamo una società che premi chi sa perdonare, chi è misericordioso, non una società dove premia, dove viene premiato chi sa imporsi, chi sa pregare gli altri, come spesso succede. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questa beatitudine dice no a chi in nome di Dio fa la guerra, in nome di Dio uccide, in nome di Dio si fanno a volte violenze inaudite, in nome di Dio si può far solamente la pace. Beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Oltre a far comandare i poveri, facciamo comandare anche chi ha pagato di persona per lottare per la giustizia. Ecco, oggi è la festa dei santi. E chi sono in fondo i santi? Queste persone diversissime tra di loro. Avranno qualcosa tutto in comune? I santi sono coloro che hanno preso sul serio la rivoluzione di Gesù. Sono coloro che hanno cercato di metterla in atto. I santi sono coloro che hanno avuto il coraggio di sognare i sogni di Gesù, di desiderare i desideri di Gesù. E se questo grido di rivoluzione non si realizzerà, e se questi sogni non diventeranno realtà, allora è tutto inutile. Allora è inutile impegnarsi. No, grande sarà la ricompensa per chi ha creduto e lottato per i sogni di Dio. Lo dice Gesù stesso. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Non importa se apparentemente sarete sconfitti, se fallirete, io comunque vi ricompenserò.
C'è qualcuno che dice: il pensiero del paradiso è una fuga dall'impegno, è una fuga dalla vita. Io dico di no. Il pensiero del paradiso è una porta per impegnarsi ancora di più, per impegnarsi anche se non si vedono i risultati. Perché comunque, anche se non ci fossero i risultati, almeno qualcuno mi ricompenserà. Andremo al cimitero in questi giorni per fare che cosa? Per rimpiangere delle persone care? No, perché loro sono vive, queste persone sono vive, queste persone non sono in una tomba. I nostri cari che sono morti non sono morti, ma sono vivi, sono qui con noi adesso. E allora perché andiamo al cimitero in questi giorni? Per fare un esame di coscienza, per vedere se stiamo mettendo in pratica i valori che i nostri cari ci hanno trasmesso e testimoniato con la vita. Per esempio, questa persona a me cara amava la famiglia. E io amo la mia famiglia. Questa persona a me cara aveva una grande fede e io ho una grande fede. Questa persona viveva la solidarietà, l'impegno per migliorare le cose, l'ascolto, il sorriso, il dialogo, eccetera. E io vivo questi valori. Noi andiamo al cimitero per ricordarci di vivere i valori che queste persone ci hanno lasciato. Ogni altra forma di suffragio è falsa, è inutile. E perché andiamo in chiesa? Perché dobbiamo ricordarci i valori che ci ha lasciato un'altra persona, Gesù. Lui ha vissuto i valori umani fino in fondo. Lui ci ha spiegato che cosa erano questi valori con la sua vita. Ecco, vedete, in questi giorni andremo al cimitero per imparare ad essere più uomini, più donne, alla scuola di uomini e donne che sono stati importanti nella nostra vita. Ma veniamo in chiesa tutto l'anno per imparare ad essere più uomini e più donne alla scuola dell'uomo che ha vissuto più di ogni altro uomo la bellezza di essere un uomo, di essere una donna.